Il lavoro offre dignità all'uomo. Per andare avanti nel futuro bisogna essere creativi e credere nel Signore, che è il Dio delle sorprese e ci invita a rompere gli schemi. Papa Francesco è in Molise per la visita pastorale sul tema Dio non si stanca di perdonare e parte dal mondo del lavoro per abbracciare le fatiche e le speranze delle piccole regioni. Il saluto del rettore, la testimonianza di una mamma operaia e di un giovane agricoltore hanno introdotto l'incontro nell'aula magna dell'Università degli Studi del Molise a Campobasso. A loro e soprattutto alle istituzioni il Pontefice ha chiesto di essere creativi per rispondere alle tante richieste di aiuto. Un buon percorso formativo, ha detto Papa Francesco, non offre facili soluzioni, ma aiuta ad avere uno sguardo più aperto e più creativo per valorizzare meglio le risorse del territorio e soprattutto permette uno sviluppo che sappia rispettare il creato, una delle maggiori sfide del nostro tempo, perché se l'uomo dialoga con la terra la fa fiorire, la fa diventare feconda. Non minore la sfida del conciliare i tempi del lavoro con i tempi della famiglia e la questione della domenica lavorativa che non interessa solo i credenti ma interessa tutti come scelta etica. Forse è giunto il momento, ha concluso Papa Francesco invitando tutti a dedicare tempo alla famiglia, soprattutto giocando con i bambini, di domandarci se quella di lavorare la domenica è una vera libertà.